realtà abbiamo il piacere di avere il giocatore che ha fatto più di 30 punti e il giocatore che ha fatto il canestro, la bomba che ha detto finalmente andiamo tutti a casa. Ci presentate. Sono Lorenzo Arsenigo, gioco nel Lugano e ho 14 anni. Io sono Geremia Cavadini, gioco nell'RPM, raggruppamento pallacanestro Mendrisiotto, e anch'io ho 14 anni. Mi spiegate come mai eravate fermi a 5 e quel 5 lì sembrava veramente che, boh, sembrava che avete messo un chiodo, nessuno voleva sbloccarlo. Poi, nel momento in cui vi avete fatto dalla lunetta, se siete in lunetta, forse il vostro giocatore con la maglia numero 5 ha sbloccato il risultato, se siete a 6, e da lì ha cominciato la rimontata, per capirci. Beh, stai sicuro il cambio di mentalità e di intensità che abbiamo portato dopo il primo quarto disastroso. Secondo me sono quei due fattori maggiori. Penso che il tavolo dove siete andati a fare lo spogliatoio magari ha traballato un attimino perché abbiamo visto il vostro allenatore, magari un po' arrabbiato, ha preso addirittura anche un tecnico. Sì, ha preso un tecnico molto, cioè sì, era stato molto arrabbiato. Senti, parliamo un attimino, adesso vi faccio una domanda che mi mette un po' in difficoltà. Tu giochi a Lugano e qual è un po' il tuo idolo? Qual è il giocatore che ti ispira un po' di più? Bella domanda questa. Direi stiamo a Lugano, stiamo nel Ticino. No, il tuo idolo, però il giocatore che tu ti ispiri, il giocatore che tu, io vorrei diventare come chi? Beh, di sicuro Stephen Curry, numero 30 Golden State. Ah, modesto, eh. Io invece LeBron James, sono cresciuto guardando i suoi highlights e adesso un po' di più LaMelo Ball, un giovane giocatore NBA. Molto forte secondo me, che può sul serio sfondare tutto nell'NBA. Ultima cosa, a te l'ho già chiesto durante la mia telecronaca, qual è l'allenatore che ti ha insegnato di più, l'allenatore che ti ha fatto imparare qualcosa di più? Non saprei, forse Cristiano Jannitti. Mentre tu invece, se non sbaglio, è il mio paesano, giusto? Esatto, Davide Campiotti. E quindi vi lascio andare perché i vostri genitori sono stanchi morti, tua mamma aveva il dramma del supplementare e gliel'abbiamo dovuto sopportare, gliel'abbiamo fatto fare e quindi ha detto, qui se fanno un altro supplementare stasera non si cena, non si mangia. E quindi vi lascio andare, vi faccio i complimenti a entrambi e siccome abbiamo intervistato il giocatore con la maglia numero 11 stamattina e ha molto audios che gioca con te a Lugano, cerca di fare pubblicità alle mie interviste così vediamo se hai più audios te o lo spagnolo. Va bene. Tu non giochi a Lugano, quindi non c'è nessun interesse. Tutta la gente che guarda lui guarda anche te, quindi vi faccio tanti complimenti e complimenti per la vittoria, però potevate vincerla anche nei tempi regolari senza farmi sprecare altri 4 minuti di supplementare. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci, grazie.